Buongiorno, mi chiamo Antonella Capasso, insegno materie letterarie presso la sezione staccata dell'Istituto Tecnico Commerciale Enrico Caruso di Napoli, che opera all'interno del centro penitenziario di Secondigliano. Il centro penitenziario di Secondigliano è un carcere per detenuti di alta sicurezza, alta e altissima sicurezza. Ovviamente, noi ci occupiamo di carcere, siamo una scuola secondaria all'interno di un carcere e ovviamente il senso della nostra scuola e va oltre quello di dare titoli ai detenuti, va oltre proprio il concetto di istruzione, perché permette la scuola ai detenuti di fare un percorso di consapevolezza. Infatti noi in 20 anni, perché è un progetto che stiamo seguendo da 20 anni, abbiamo costruito una comunità inclusiva, una comunità che include, che è vicina ai detenuti e permette loro in qualche modo di rivedere, anche di orientare diciamo la loro vita successiva, la loro vita futura. Io detto con un'allitterazione, io dico sempre che in carcere la scuola cura, nel senso che si prende cura dei detenuti e per orientarli verso percorsi di vita alternativi. Proprio per questo motivo la scuola nel carcere è molto seguita, noi siamo frequentatissimi, abbiamo più o meno ogni anno sui 350 iscritti e l'anno scorso, per esempio nell'anno scolastico 2012-13, 257 sono stati scrutinati al primo quadrimestre e 208 scrutinati al secondo quadrimestre, questo significa nelle 17 classi che noi abbiamo, quindi siamo una realtà importante, una realtà grande che forse probabilmente, non ne siamo ancora certi, questa riforma sta per distruggere, perché non si capisce, c'è una sovrapposizione tra i corsi di primo livello e corsi di secondo livello e quindi insomma proprio perché non si è fatta la dovuta differenziazione. Noi negli anni ci siamo inventati, abbiamo sperimentato, siamo stati dei grandi sperimentatori, perché sappiamo che facciamo parte di quella che viene definita la pedagogia speciale, perché e quindi speciale deve essere anche la nostra didattica, nel senso che deve essere una risposta dal punto di vista istituzionale di una scuola di qualità. Il contrario sarebbe la riproposizione di modelli didattici educativi che i detenuti già conoscono, perché tutti sono stati espulsi dal sistema scolastico in precedenza, quello esterno. Quindi, infatti i nostri alunni vengono tutti, se no, non da svantaggio economico, ma sicuramente da svantaggio sociale, culturale e scolastico. Noi quindi sappiamo che dobbiamo integrare tutti, dobbiamo sperimentare, e negli anni abbiamo sperimentato tantissimi progetti che soprattutto li costringono a diventare parte attiva del processo di educazione e praticare l'ambito formativo più consono ai propri talenti e alle proprie competenze. Questo, per esempio, noi abbiamo un giornale, che sono 20 anni che facciamo questo giornale, si chiama Dentro la Notizia, che si occupa per esempio di alfabetizzazione digitale, di sensibilizzazione civica, culturale e politica, di alfabetizzazione finanziaria e economica, apprendimento di uno stile di vita sano. I nostri alunni sono impegnati ogni anno in un percorso di scrittura autobiografica che non solo li aiuta a eliminare l'ansia, perché l'ansia carceraria, non sappiamo che nel carcere ci sono molti suicidi, ma li aiuta per esempio in questo processo di consapevolezza. Facciamo venire per esempio i nostri alunni, incontrano per esempio personaggi altissimi della cultura, con un progetto che noi facciamo insieme con la Fondazione Premio Napoli, facciamo entrare i più grandi scrittori all'interno del carcere di Secondigliano, come per esempio sono venuti Paul Auster, Capuzzischi, Sergio Latouche, Geoscio. Quest'anno stiamo facendo per esempio un percorso di poesia italiana con i detenuti, che ha con grande successo. Ci occupiamo di impresa formativa simulata, cioè abituiamo i nostri alunni a lavorare alla finanza etica, ecco, perché noi siamo un istituto tecnico commerciale, abbiamo corsi di caffè letterario, corsi di palestra e così via. Tutto questo è stato possibile, ecco, io sto raccontando di una scuola che in 20 anni è stata possibile, quindi una scuola concreta, vera, reale, che
forse, insomma, non sappiamo ancora, questa riforma sta per distruggere, cioè forse se non verranno presi dei provvedimenti, perlomeno per considerare la scuola nel carcere una cosa diversa dall'educazione degli adulti, probabilmente oggi stiamo assistendo ad un funerale piuttosto che ad una, avere la possibilità, non so, di pensare ad un futuro, sinceramente. E poi vabbè, avremo anche bisogno di fondi perché i soldi non ci sono, ma questo non è il problema fondamentale. Il problema fondamentale è che le istituzioni si dovrebbero accorgere che noi siamo, facciamo un lavoro fortissimo sul territorio, perché siamo anche un osservatorio privilegiato, perché da noi stanno arrivando tutti i ragazzi, sono sempre più giovani i nostri detenuti e i nostri, insomma, alunni, e perché sono persone che sono state scacciate prima da un sistema scolastico e poi dal sistema sociale, non hanno, e vanno a delinquere. Quindi siamo un osservatorio in questo senso privilegiato e probabilmente siamo una possibile risposta, anche se, insomma, estrema probabilmente, alla possibilità di cambiamento.